Ok, andiamo a vedere gli ingredienti. Allora, è un classico pane, diciamo così. Abbiamo lievito di birra, un pezzettino molto piccolo perché la quantità di farina e di bivo assieme non è che sarà molta. Acqua, sale, zucchero per attivare il lievito, farina e un pochino di olio d'oliva per amalgamare meglio il tutto. Allora, cominciamo a preparare il lievito. Praticamente nella bottiglia del bivo ho già messo una quantità d'acqua che dovrebbe bastare perché praticamente nelle sue istruzioni dice di miscelarlo con, se non ricordo male, 350 cc di acqua. Io farò praticamente raddoppierò la quantità tra bivo e farina, quindi il bivo da solo sono, andiamo un attimo a leggere, 114 grammi. Aggiungerò un equivalente di farina, quindi andremo a circa 250 grammi tra farina e bivo. Acqua io ne ho messa 350, se poi vedo che l'impasto sarà troppo duro perché il bivo comunque assorbe acqua, aggiungerò un pochino d'acqua. Ok, procedo e vediamo. Ok, cominciamo con a mettere nell'acqua che è tiepida, quindi non fredda e neanche calda perché deve riattivare il lievito. Ci metto un cucchiaino, direi, beh, forse anche un po' meno, ecco, un cucchiaino raso di quelli da tè di zucchero. Dopodiché metto il mio lievito, che spezzetto un pochino con le mani prima di inserirlo nell'apposita borraccia. Fatto e poi mescolo ben bene. Qui si potrebbe usare il suo tappo e la pallina, quella che è data in dotazione, che aiuterebbe a mescolare. Lo lascio riposare un po', in teoria dovrebbe fare un pochino di schiumetta in superficie e intanto poi preparo le farine. Allora, per la farina, come dicevo, questo sono 114 grammi. Io ci aggiungo appunto una quantità più o meno equivalente di farina normale. Quindi allora 2,90 meno 150, 140, ah no, però questo non c'entra, quindi 2,82. Una quantità in effetti un peso, ecco, sì, all'incirca. E poi il volume può essere anche diverso perché se le farine hanno un peso diverso, ovviamente. Ecco fatto. Adesso non so bene se prima mettere praticamente il bivo con l'acqua e cominciare a impastarlo in modo che assorbe, poi mettere pian piano la farina, o mischiare le due farine e mettere l'acqua insieme. E adesso ci penso un attimo e vediamo, eh. Ok, il bivo è nella ciotola. Adesso io secondo me mischio le farine e poi l'acqua e faccio insomma mescolare e faccio la pasta in quel modo lì. Devo aggiungere il sale, praticamente il sale direi un cucchiaino scarso. Adesso trovo una ciotolina. Eccola qua, perché non ce l'ho, fine già pronto, lo devo macinare. Perché ho sentito che ha una consistenza un po' dolce, è anche vero che poi il dolce viene mangiato dal lievito, quindi c'è, cioè, il dolce, lo zucchero, insomma.
Sì, all'incirca. È un cucchiaino di sale. Forse un po' scarso, ne metto ancora un pizzico. Ora ci mettiamo la farina e li mescolo con una frusta sbattiuova, così si mescola bene e si arrieggia il preparato. E si mescola anche il sale intanto dentro. Ok, adesso aspetto un attimo che il lievito si prepara e poi ci vediamo. Ok, finisco di amalgamare ben bene le farine. Io adesso intanto che c'era la macchina spenta ho continuato a mescolarle per benino, in modo che, ecco fatto, allora faccio nel centro un po' la fontanella, ci metto un pochino d'olio, proprio appena, neanche un cucchiaio. Il lievito ha cominciato un pochettino a fare la schiumetta, quindi è pronto e andiamo a impastare. Quindi creiamo al centro prima un po' di pastella morbida e poi pian piano andiamo a incorporare la farina che sta intorno. Adesso non so se l'acqua sarà tanta, sarà poca, perché ovviamente è la prima volta che uso questa cosa, però è comunque è fatta di farine normali, quindi non è che, ripeto, ci sono dentro cose strane e quindi la reazione dovrebbe essere simile. Diciamo che normalmente credo che si mette una proporzione più bassa di acqua, nel senso, non so, tipo l'80%. Ecco, l'80% è già tanta, insomma. È vero che ci sono pani che o focacce al 100%, quindi diciamo due etti di farina e diciamo due etti, insomma, di acqua. Ecco, qui mi sa che ne ho messa un po' tanta, però in effetti, quindi mi sa che dovrò aggiungere un po' di farina per dare consistenza all'impasto, perché è un po' morbidino, come si vede un po'. Cioè 300 in effetti è la dose per fare una bevanda, no? Ecco, su 100 qua, 114 di peso. Quindi adesso aggiungo ancora un pelino di farina. Facciamo tipo un cucchiaio, quindi si può fare ancora un po' meno d'acqua. Torno allo stesso peso tra acqua e peso di farina più bivo. Ecco. Adesso lo impasto. Sta prendendo un bel colorino, tipo il pane integrale, perché alla fine comunque c'è dentro farine di quel tipo. Adesso non vorrei far nomi che non me li ricordo, ma avena, segale o quelle cose là. Beh, si sta già un po' asciugando con un pelino.
impasto per bene, perché poi ecco il bivo in effetti di suo è senza glutine, da quello che ho letto, e quindi perché le farine che ci sono dentro appunto non ne contengono, il pane per lievitare ha bisogno di qualcosa tipo appunto il glutine che permetta di intrappolare l'aria e fare la bella mollica. Sa che ce ne vuole ancora un pochino. Adesso mi sembra che la consistenza sia quella giusta. È ancora molto morbido, però poi insomma, i componenti si devono un po' reidratare, quindi ecco, va bene. Io adesso continuo a impastarlo un po' in maniera che, ecco, mi sono anche infarinato, che la farina, che la pasta prenda un po' di spessore, di forza, mettiamola così, e poi dopo la metto a riposare, a lievitare. A tra poco. Ok, la pasta adesso è bella elastica, non si attacca più, diciamo, come dire, alla ciotola, e quindi è il momento di lasciarla lievitare. La copro e con uno straccio la metterò dentro nel fornetto spento in modo che comunque abbia un ambiente caldo e il lievito possa lavorare e fare il suo dovere. Quindi starà dentro almeno un'oretta, sarebbe meglio un paio d'ore. Adesso lo metto a riposare e quando sarà pronto lo metto nella placca e ci sentiamo dopo. Ok, è passata circa un'ora, un'ora e mezza. In effetti dovrebbe stare un po' di più a lievitare perché si gonfia meglio. Io cercherò di fare tipo una focaccia se ci riesco. Allora, tiriamolo giù. Comunque vedo che ha fatto le maglie, le bollicine dentro, quindi un po' è andato bene. Ho messo un filino proprio appena appena d'olio sul fondo. Proviamo a tirarlo giù. Stendo. Senza pigiarla troppo. Poco d'olio così mi attira meglio. Una roba rustica, eh? Ecco, adesso si può passargli un filo d'olio sopra, proprio un attimo, pennellino, oppure si può fare anche meno, ma è giusto così. Che in effetti la focaccia bisognerebbe fare premere con le dita, fare i classici buchetti, mettere un po' d'acqua e l'olio in modo che viene bene, beh, insomma, dai.
Questo è un esperimento, però vista così sembra bellina. Ecco. Un filino magari di sale sopra, ma proprio. Poi magari lo metto dopo. Andiamo al forno. Allora, il forno lo preriscaldo, direi vicino ai 200 gradi. Ecco, non volevo farla cuocere a una temperatura molto alta per non rovinare ulteriormente, diciamo, i contenuti del bivo, perché sappiamo che le vitamine, una buona parte delle vitamine con l'alta temperatura purtroppo vanno perse, per esempio la vitamina C è termolabile, quindi viene pressoché distrutta. Quelle del gruppo B invece sono un po' più forti e resistono. Quindi, vabbè, niente, io adesso diciamo che lo metto attorno ai 200 gradi, magari attorno a 180, una cosa del genere, e al limite lo lascio cuocere un po' di più invece che farlo andare per un tempo più breve. Penso tra i 30 e i 40 minuti. Ecco, vediamo un po' cosa viene fuori. Adesso intanto sto preriscaldando, appena pronto in forno, e lo lascio dentro. Ci sentiamo dopo. Ragazzi, il tempo è quasi scaduto. Ho aperto un pochino il forno qua in modo che la resistenza superiore mi faccia un po' di crosticina. Eccolo che è scaduto. Ragazzi, è nato. Vediamolo. E dai, non è malaccio. Vi presento il primo pan vivo della storia. O volete trovargli un altro nome? Non lo so. Fate voi. Dai, sembra bello. Adesso lo lascio raffreddare e poi vediamo un po', lo assaggiamo, eh? Dai, a fra poco. Ragazzi, passiamo all'assaggio. E qualcuno ha anche detto: no, mi porto le polveri, mi porto le cose non tanto naturali, in mezzo alla natura. Qua abbiamo pane, salame. È un po' tendente a un pelino di dolce, perché le farine comunque di cui è composto il bivo sono un po' naturalmente dolci. Io l'ho lasciato lievitare poco, un'ora, un'ora e mezza. Se fosse lievitato di più, probabilmente il lievito avrebbe mangiato un po' di più degli zuccheri, ecco, della farina che poi ho aggiunto io, né? Perché poi alla fine diciamo che la proporzione non era quella prevista all'inizio, e quindi ho dovuto aggiungere un po' più di farina, ecco, più o meno diciamo c'era un etto di bivo e due etti e mezzo di farina, perché avevo messo parecchia acqua. Però è venuto abbastanza bene. Ecco, se l'avessi lasciata lievitare di più, probabilmente avrebbe fatto più, cioè sarebbe diventata un pochino più alta, ecco. E sinceramente ho esagerato forse un po' con il calore sotto del forno elettrico, però non dà fastidio perché non è bruciato, è
è un po' tostatino, to, dà quel pizzichino di amaro che non sta male. Ragazzi, che vi devo dire? Come trasformare un alimento comunque naturale in un'altra forma, invece che liquida, solida. Quindi tornando alle attività, diciamo, outdoor, mi posso mettere nello zaino questo, invece che la busta, l'acqua. Lo shaker è quello che serve. Devo portare anche meno acqua, devo trovare meno acqua. Ho scelto. Da tenere presente che questo non è un pane normale, quindi è molto proteico. Ci sono dentro sali minerali, cioè c'è tutto quello che c'è nel bivo, tranne, ripeto, alcune parecchie vitamine, cioè insomma le vitamine che sono termolabili, tutto quello che il calore normalmente in una cottura distrugge, tra virgolette, e qui purtroppo va perso. E quindi c'è comunque un'aggiunta di farina, quindi di glutine, c'è da tenerlo presente, per le persone che effettivamente sono allergiche al glutine. Per gli altri non, cioè, non fa nessuna differenza. Però se ci aggiungo una fetta di salame, voglio dire, credo che compenso tranquillamente quello che è andato perso. Si potrebbero aggiungere dentro in questo pane dei semi. Quindi non so, del sesamo, semi di girasole. A proprio piacimento, delle noci secche si mettono dentro, cioè sinceramente a fantasia. Ecco, io ho voluto fare questa cosa un po' diversa così dal solito perché, ma insomma, questo preparato che è buono e nella seconda versione è molto buono, vabbè, insomma, l'avete visto dappertutto, sulla cima delle montagne, nei boschi, in qualunque posto. Qui, ecco, forse mancava. Dai. Va bene, mi mangio l'ultima fetta di salame e vi saluto. Ciao, grazie, ciao.